Il concerto per violino orchestra, opera 77 di Johannes Brahms, è considerato un capolavoro della letteratura violinistica e anche un capolavoro della letteratura sinfonica più in generale. Curiosamente, la storia di quest'opera, parla in un'altra direzione, ossia per circa 30-40 anni dopo la sua composizione, nel 1878, il concerto fu poco considerato dai violinisti e in generale dai musicisti. Era considerato in particolare dai violinisti un concerto ineseguibile, anzi, era considerato un concerto contro il violino, non per il violino. La definizione di concerto contro il violino proveniva dal maestro di Fritz Kreisler, un noto professore del Conservatorio di Vienna, che all'uscita del concerto, nella prima stesura del concerto, lo vide un concerto estremamente antiviolinistico quasi, con accordi ripetuti, spesso delle mirabolanti scale e arpeggi. Per l'epoca e per le capacità violinistiche di quegli anni era veramente un concerto poco appetibile sia agli studenti del Conservatorio di Vienna, sia al pubblico violinistico, ai maestri di questo strumento. Possiamo dire che che queste valutazioni oggi ci suonano paradossali perché il concerto per violino orchestra di Brahms è oggi una pietra miliare. I violinisti, più o meno bene, si cimentano con quest'opera ed è un punto di riferimento. Dal punto di vista tecnico era considerato impraticabile. Un concerto impervio a dir poco. Impervio perché la mano sinistra del violinista e l'arco sono continuamente sollecitati, l'acuto verso il grave verso l'acuto, in un continuo dialogo con i violini primi dell'orchestra e con tutti gli strumenti che accompagnano il solista. Questo continuo dialogo con l'orchestra ne ha fatto un'opera monumentale. Monumentale quasi come una sinfonia con violino accompagnato. È un dialogo di primus inter pares, in cui il violino dialoga alla pari con l'orchestra e non è accompagnato solamente dall'orchestra, come nei concerti della prima metà dell'Ottocento, in cui il violino faceva da protagonista, il violino solista era come una prima donna, una diva d'opera. È curioso tutto questo che abbiamo detto perché mai come nella stesura del concerto per violino orchestra, Brahms si affianca, chiede in modo insistente, quasi pressante, una supervisione del suo maggiore amico che è il grande violinista Joseph Joachim. E c'è proprio un carteggio che nell'estate del 1878 ci racconta di di questa stesura quasi a quattro mani. Quindi Brahms, che non era un violinista, chiede proprio un controllo, le correzioni dell'amico violinista. Però in quest'estate è ancora più interessante notare che Brahms si trova in una condizione di grazia dal punto di vista creativo. Si era fermato in una amena località della Carinzia, nel sud dell'Austria, a Portschach, prima di Vienna. Doveva essere un soggiorno di un solo giorno e un giorno dopo l'altro questa permanenza viene invece procrastinata. Brahms si trova in una condizione e in un paese magnifico. È lui stesso che ci racconta che in queste lande si trova così bene che vive una specie di situazione paradisiaca e ci dice una cosa che poi troviamo rispecchiata in questo capolavoro,
cioè che dovunque cammini Brahms deve stare attento perché rischia di calpestare delle melodie. Ci dice che si trova di fronte a una fioritura di spunti musicali, di temi, che deve stare attento a raccogliere senza rovinarli, senza sciuparli. Proprio una fioritura di temi è quello che caratterizza il primo dei tre tempi del concerto per violino, che è davvero una prodigiosa ricchezza di motivi e di spunti lirici o drammatici che si inseguono. Tant'è che la forma, la struttura, l'architettura, che era quella canonica, possiamo dire, ereditata dai classici, da Beethoven, da Mozart, cioè la forma sonata, tre sezioni distinte, esposizione, sviluppo, ripresa, in termini molto semplici, è arricchita e variata da una quantità di motivi e di melodie. Ecco, entriamo proprio un po' nel concerto. Il primo motivo, i primi motivi sono affidati esclusivamente all'orchestra, in questo ricalcando proprio il modello beethoveniano. Un secondo motivo segue subito. Nel giro di poche battute abbiamo già due idee che verranno riprese più volte. Qui le analisi sono differenti, c'è chi parla di tre temi principali, c'è chi parla di due temi di idee secondarie, addirittura cinque ne conta Rostand. Quello che conta è che questa grande varietà, vi facciamo sentire una terza idea. Eccetera. Ovviamente queste sono ancora tutte solo orchestrali e poi arriviamo a un'idea vibrante che sarà poi invece ripresa dal violino solo e che è quella che possiamo definire anche come il secondo tema, quindi il primo più lirico, solare, quello che abbiamo appena ascoltato, il secondo invece decisamente più energico, possiamo dire più eroico, anche irruento. E dopo questo slancio così irruento, che ci dà un'idea della di una delle tonalità di questo concerto, arriva finalmente l'ingresso del violino solista. Quindi fino adesso sono passati diversi minuti, sono 130 battute passa, e poi il violino solista si presenta con il suo primo solo. L'orchestra si acqueta con un rullo di timpani che tiene la tensione e poi il violino esordisce. E quindi qua possiamo vedere come il violino si presenta immediatamente con queste difficoltà tecniche che per circa 40 anni hanno negato il successo a quest'opera. Ha sempre fatto molto paura a tutti i violinisti di tutte le generazioni.
qui un violinista polacco, per aumentare la forza del solo, aveva avuto un piccolo accorgimento, aveva nascosto tra i crini del proprio archetto un crine d'acciaio. Questo violinista era Bronislaw Huberman, forse uno dei più grandi interpreti di questo concerto nel Novecento. Per aumentare la forza, la potenza sonora dell'entrata del solo del violino. Dopo questa introduzione, questa sorta di cadenza virtuosistica, come abbiamo appena sentito anche dal maestro Saccon, Brahms ci porta a quello che è il primo tema, secondo alcuni musicologi, secondo alcune analisi, il primo tema effettivamente affidato al violino, che viene assecondato, affiancato, sostenuto dall'orchestra. Questo è invece l'altro volto di Brahms, quello non virtuosistico. Qui c'è l'abbandono alla natura e alle bellezze, in atteggiamento assolutamente romantico. Come abbiamo già visto prima, la successione ci porta invece ancora a un altro passaggio, a un altro elemento invece molto dinamico, molto energico, nel quale vediamo questo elemento tecnico al limite dell'eseguibile. Oggi, non come ieri, però ugualmente impegnativo. Questa scrittura è veramente problematica, cioè doppie, triple note, addirittura quadruple in alcuni passaggi, al limite dell'ineseguibile. E appunto una scrittura che è più vicina alla scrittura pianistica quasi che a quella violinistica. Diciamo anche, ricordiamo che Brahms era un pianista ed era un eccellente pianista, si era poi fatto una carriera con la sua attività sia di direttore d'orchestra, ma anche, soprattutto nei primi tempi, come pianista. Non dimentichiamo che i suoi primi passi li aveva fatti suonando proprio nelle orchestrine, nelle balere di Amburgo, della sua città natale, e parallelamente poi approfondendo lo studio compositivo. Il concerto procede, come avevo detto, quindi secondo questa ampliata forma sonata, procede con uno sviluppo in cui tutti questi elementi ritornano sostanzialmente sia elaborati ma anche proprio avvicendati e modificati nella successione delle distribuzioni tra orchestra e solista. E in particolare lo sviluppo si caratterizza per questo motivo che ha una spiccata, è il primo forse di carattere così spiccatamente zigano, ungherese. Proviamo a spiegare perché. Brahms era molto attaccato alla cultura violinistica zigana. E questo passaggio è sulla quarta corda. La quarta corda per i violinisti ungheresi zigani vuol dire comunicare un sentimento melanconico, un po' triste e un po' nostalgico. La quarta corda, non ricordiamo bene, è la corda più grave, magari il maestro la può far vedere così. Lo sviluppo prosegue
con questa intensa successione di momenti dinamici e più lirici, finché abbiamo il ritorno del tema lirico, del primo tema affidato al violino, magari lo facciamo giusto a risentire. Anche in questa ripresa vediamo come gli elementi sono sempre comunque rielaborati, quasi sempre sono comunque leggermente diversi dalla precedente presentazione. Le cadenze più usate in questo concerto sono naturalmente quelle del dedicatario dell'opera, cioè il maestro Joseph Joachim. Ora posso farvi sentire un estratto da questa cadenza. Ecco, abbiamo notato come Joseph Joachim ha utilizzato nella cadenza gli stessi temi che noi troviamo nel primo movimento. Per esempio questo della quarta corda. E quello che abbiamo appena nominato prima, nostalgico, è quello del primo solo. Questa ne fa un vero capolavoro all'interno del capolavoro d'Anziano. E per questo la cadenza del maestro Joseph Joachim è rimasta forse la più eseguita, la più amata da tutti gli interpreti violinisti virtuosi. Questa cadenza ci dice, mi ricorda quanto di questo concerto diceva Isaac Stern, che è stato un grandissimo interprete novecentesco di questo capolavoro, cioè che ci vuole una grande potenza d'arco e una grande agilità di dita combinate insieme. Passiamo al secondo tempo, un adagio, dove predomina questo carattere bucolico, possiamo dire, di conciliazione, di immersione nella natura, e lo presentiamo con una curiosa annotazione. Pablo de Sarasate, uno dei grandi violinisti della storia, oltre che compositore, uno di quelli che si era rifiutato di affrontare in pubblico il concerto di Brahms, sosteneva che questo secondo tempo ci presenta la più bella melodia di tutto il concerto, solo che l'affida all'oboe solista. L'attacco dell'adagio ci presenta un oboe da solo che canta il tema più importante di questo secondo tempo. Noi proviamo a farvelo ascoltare come viene presentato, ovviamente qui non è l'orchestra ma è il violino invece dell'oboe. Thank you.
tutta questa lunga elegia affidata all'Obe con un intreccio di legni di assoluta raffinatezza, il violino la ripete, questa è già una curiosità anche formale di Brahms, la ripete variandola leggermente, facendo una specie di ornamentazione, pur se sempre lirica, sempre cantabile, ed è una cosa di questo genere, sempre con l'orchestra rappresentata dal piano. Secondo tempo prosegue secondo lo schema canonico lideristico, cioè quindi di una tripartizione con un secondo elemento, un secondo tema diverso, B, che è questo. Qui alcune lettere di Joachim esprimono, cioè, in alcune lettere il maestro Joachim spiega come questa seconda idea B è forse la più drammatica del secondo movimento. È in fa diesi minore ed è quasi la più sentita di tutto il movimento, perché è lo stesso tema molto bucolico dell'inizio, ma è trasformata in una melodia struggente. Questo secondo elemento più drammatico, che ci ricorda come, nonostante la musicologia, la storia della musica, soprattutto all'epoca, abbia un po' giustapposto Wagner e i progressisti della musica a Brahms, che invece era un po' stato eletto a emblema dei conservatori, degli accademici. Questo motivo invece ci fa cogliere come in effetti invece il linguaggio brahmsiano è molto vicino, possiamo dire che è molto artefatta questa divaricazione, perché la sensibilità quasi ormai tardo romantica è assolutamente ravvicinabile, insomma. C'è poi una ripresa arricchita ancora del primo motivo che abbiamo ascoltato prima, e poi si introduce direttamente nel grande finale, in questo rondò allegro, giocoso, non troppo, ma vivace. È un rondò, quindi è una forma circolare, anche se è un'interpretazione piuttosto libera della forma rondò, cioè quella in cui c'è un elemento che fa da ritornello, da ritorno, da refrain, alternato da altri differenti, ed ha più di tutti gli altri due tempi questo forte, inequivocabile carattere ungaresco, zigano, a partire dal primo elemento che vi facciamo ascoltare. Un secondo elemento impregnante in cui il violino solista dialoga proprio in modo ravvicinato, quindi proprio alla pari con l'orchestra. L'ultimo tempo, secondo questa, diciamo, inclinazione spettacolare, è, possiamo dire, pirotecnico, perché si chiude con una coda in accelerando il tempo più rapido, infatti poco più presto, e con un carattere ancora più incisivo. La coda finale, in questo caso, nell'ultimo movimento,
è preceduta da una cadenza che il grande compositore amburghese ha scritto questa volta di suo pugno, non affidandosi alle idee del maestro Joseph Joachim. Prima di concludere, diamo un paio di considerazioni complessive su questo concerto. Brahms era nato come pianista, come abbiamo visto, aveva avuto una formazione e un primo sviluppo come compositore particolarmente felice per quel che riguarda la dimensione del lead, della musica anche corale, che aveva approfondito quando era stato maestro di cappella ad Detmold. Ma dopo i 20 anni si era lanciato in un modo faticosissimo nel campo sinfonico con un primo grande concerto per pianoforte orchestra, opera 15, ma si era poi fermato. A incitarlo sulla strada della sinfonia, delle grandi forme sinfoniche, corali, furono Schumann e la moglie Clara, negli anni del 1854-56, cioè gli ultimi 2 anni della vita di Schumann, che poi sfociarono nella morte tragica per follia del compositore tedesco. Brahms aveva, come dire, ricevuto la sollecitazione, lo sprone, soprattutto da parte di Schumann, che aveva visto in lui un musicista che avrebbe aperto delle nuove vie, lo aveva sollecitato ad aprire il cammino, a rinnovare la strada sinfonica, che era il genere più alto, quel genere che aveva portato ai livelli di assoluta eccellenza Beethoven. Questo concerto è, come dire, un testimone che passa dalle mani di Beethoven a Brahms. Beethoven aveva scritto un solo concerto per violino orchestra, anche questo in re maggiore, che è un altro grandissimo capolavoro. Brahms ne scrive un altro, pure in re maggiore, e questo non è sicuramente un caso. Ci sono proprio anche delle analogie nell'architettura complessiva. Ascoltiamo dunque la conclusione di questo grande testamento musicale. Il nostro viaggio all'interno dell'opera di Brahms per violino orchestra volge al termine. Fra poco andrò al Teatro Sociale per eseguire questa splendida opera. E ora penso di concludere questo nostro incontro con questo compositore attraverso una piccola disquisizione sull'opera e sulla ispirazione del compositore. Brahms ha scritto quest'opera alla fine per noi violinisti. L'importanza di questo la si potrà vedere in tutto il Novecento, cioè l'amore di un grande compositore per il violino e per gli interpreti di questo strumento. Un celebre critico, Abel, un corrispondente del New York Post, ebbe modo di intervistare lo stesso Brahms sulla natura di questa composizione. L'ispirazione in Brahms era fortissima, come spero sia fortissima la mia ispirazione nel momento dell'esecuzione al Teatro Sociale. Le mani spero saranno guidate da uno spirito che trascende la mia persona. Come Brahms ha avuto modo di scrivere questa composizione, essendo ispirato da uno spirito trascendente a lui. Non a caso, la fortuna mi porta a eseguire quest'opera con un'orchestra ungherese. È proprio l'orchestra che amava Brahms. Perché ricordiamo che la seconda esecuzione in ordine di tempo di quest'opera è avvenuta proprio a Budapest, con un'orchestra simile a quella che suonerà stasera con me.